Rise a ospitare le fasi preliminari, le fasi di ritrovo della gara del Gran Premio. Misericordia Quarrata, competizione ormai che sta diventando una tradizione riservata proprio ai più piccoli del panorama ciclistico, alla categoria giovanissimi quando ormai ci avviamo praticamente alla conclusione della stagione. L'occasione eh, per la gara organizzata dalla OCIP, organizzazione ciclistica eh, pistoiese, è quella per ricordare una persona importantissima. Prima di partire eh, la premiazione per il dottor eh, Stinchetti, ma dicevamo l'occasione è quella importante per ricordare Ignazio Bianchi, indimenticato eh, fondatore tra gli altri della, dei motociclisti e di tutto quello che riguarda il movimento pistoiese per quanto riguarda il ciclismo ogni anno ormai eh, da qualche anno viene eh, organizzata questa manifestazione proprio con un'ottica di riguardo ai più giovani queste sono le fasi preliminari una giornata che ha minacciato pioggia ma per fortuna ha risparmiato la competizione riservata appunto ai più piccoli in quest'anello intorno al bar sunrise che era completamente chiuso al traffico come è normale che sia per quanto riguarda le gare eh, dei sì, giovanissimi e che ha permesso appunto a questi ragazzi di potersi bello. misurare nella competizione. Come starter della manifestazione, ormai eh, tradizione, perché praticamente in ogni gara più o meno ci sono, i ragazzi della promozione sport, della G0, della promozione gioco sport, insomma per quelli che ancora hanno, sono troppo piccoli per poter gareggiare, ma hanno veramente tanta passione che comunque si vogliono cimentare. In questo caso tre i bambini che dovranno compiere un giro di questo anello Braga. e saranno un po' gli starter ufficiali della manifestazione ed eccoli qua che stanno arrivando a conclusione i ragazzi della categoria G0 continueremo a chiamarli così per brevità di spiegazione eh, per questi bambini che stranamente possiamo dire a quest'oggi erano tutti con la bicicletta eh, da corsa ma a volte si vedono anche bambini con le biciclette normalissime bambini e bambine ovviamente e quindi davvero un amore che eh, scorre nelle vene di questi ragazzi fin da piccolissimi davvero categoria G1 13 i ragazzi alla via 2 i giri che dovranno compiere eh, di questo anello come vedete il cielo grigio che però allo stesso tempo ha fatto sì che non fosse troppo caldo per questi eh, bambini quindi ha tutto beneficio per la, il, loro, il loro svolgimento della gara per la loro eh, competizione passateci il termine Misericordia di Quarrata che eh, compie questo sforzo organizzativo, niente male, e non a caso è presente anche le Misericordie a compiere il servizio di copertura medica qualora ce ne fosse bisogno. Proprio perché è comunque importante questo aspetto, anzi fondamentale. Eh, come vedete, qualche goccia di pioggia che però non ha come detto eh, inficiato l'esito della manifestazione perché ricordiamo soprattutto per quanto riguarda i giovanissimi nel momento in cui il, la te il terreno l'asfalto è bagnato non si può più correre quindi proprio perché sono ragazzini perché ancora non è che si deve eh, correre e vincere chissà cosa e quindi questo è l'importante per fortuna in un certo senso la pioggia ha risparmiato epilogo per quanto riguarda eh, la categoria G1 sono Mandi della Caruve davanti, la prima è quella di Francesco Martinelli seconda quella di Federico Bentinelli terzo classificato Diego De Stefano della Butese, quarto il suo compagno di squadra Pietro Casalini e quinto Diego Gasperini del team De Angeli, sesto Lorenzo Onesti della Mileluci. Tre le Femminucce che hanno preso il via, ha vinto Gaia Del Carlo della Montecarlo Ciclismo davanti a Sara Colzi della Seano One e terza Martina D'Ambrosio del team Stradella. E quindi questa era la prima gara eh, andiamo via abbastanza veloce proprio perché eh, si cercava di ottimizzare al più possibile i tempi per scongiurare eh, la pioggia categoria G2 già ai nastri di partenza 16 i eh, partenti 3 i giri da percorrere tutto sommato considerando il fine settimana particolare di gare, tra poco vi spiegheremo anche perché. Davvero buono il numero dei partecipanti, perché alla fine sono stati eh, più di 100 coloro che hanno preso il via in tutte le varie eh, categorie, quindi eh, davvero non possono che essere soddisfatti le organizzazioni dell'OCIP e dei. Eh, la misericordia di eh, Quarrata, come detto, tre i giri da percorrere per quanto riguarda la categoria G2. Dicevamo di un fine settimana particolare per quanto riguarda i giovanissimi, perché eh, si svolge in questo, in questo fine settimana la coppetta eh, d'oro eh, in Trentino, Borgo Valsugana Sugana e questa competizione che praticamente fa d'antipasto alla vera. Coppa d'oro che sarà il, dovrebbe essere almeno se non andiamo errati il prossimo fine eh, settimana e quindi è un bel catalizzatore questo da tutta Italia per quanto riguarda sì. la, prima la, prima la partecipazione e quindi a maggior ragione vi dicevamo che per questo è importante un bel dato di partecipazione la sono la, la, la bello campana dell'ultimo giro e abbiamo visto già schierata bello. Alessia degli innocenti il giudice eh, di arrivo in postazione per eh, Quantificare i passaggi, e abbiamo visto anche nello sfondo il, il presidente eh, di giuria Simone Lamanda. Ed eccolo l'epilogo per quanto riguarda la categoria G2. Una maglia della Monte Carlo Ciclismo Pizzirella Rusticanella davanti a Sebastian Del Carlo a vincere, davanti a Filippo Camiciotti dell'Olimpia Valdarnese, e terzo Leonardo Palombi. Della Italia Ciclismo, quarto Niccolò Mencarelli della Roma Italia, Vajana Autofan, quinto Cosimo Toppi della Donoratico Carli Salviano e sesto eh, Alessandro Tanzilli della Roma Italia per le femmine. L'unica partecipante era Verone Caiello del team Valdinievole, e quindi per lei la vittoria, il risultato pieno. Categoria G3: si sale di giri e si sale di numeri dei ragazzi, al via 17 coloro. Che, eh, stanno per prendere via già schierati nella propria eh, posizione eh, sulla griglia, 12 maschi e 5 femmine, 5. I giri da eh, percorrere, ultimi momenti eh, di concentrazione di raccomandazioni da parte dei vari direttori sportivi e accompagnatori. E poi eccolo qua eh, anche eh, Simone Lamanna Dopo le ultime raccomandazioni per i ragazzi che dà la via insieme a, ai rappresentanti della misericordia eh, di eh, quarrata dicevamo che questa è l'occasione anche per ricordare ignazio bianchi dimenticata figura eh, della del comprensorio pistoiese e non solo e non a casa, abbiamo visto proprio con quelle immagini poco fa eh, tanti eh, facenti parte del mondo del ciclismo, Maurizio Ciucci che dopo sentiremo ai nostri microfoni ma anche lo stesso Andrea Vezzosi, tante personalità che siamo abituati e siamo stati abituati a vedere nel mondo del ciclismo anche negli ultimi anni che eh, non sono mancati in questa eh, manifestazione sia perché quando uno ama il ciclismo e ci sono due ruote che girano è abbastanza difficile mancare ma anche perché l'occasione per ricordare Ignazio Bianchi è davvero ghiotta e fondamentale per cercare davvero eh, di eh, ricordare nel modo corretto questa eh, personalità ha ancora maglia della Monte Carlo ciclismo davanti e quindi si aggiudicano anche la categoria eh, G3 con Gabriele Pierazzoli che va a vincere davanti al proprio compagno di squadra Marco Citti Terzo classificato Thomas Meozzi della Butese. Quarto Paolo Salto dell'Alta Valdera. Quinto Giulio Sanesi della Roma Italia. e Sesto Mattia Brogi del Team Valdinievole. Per quanto riguarda le quote rosa della categoria G3 ha vinto Ginevra Fialdini della Donoratico Carli eh, Salviano seconda Angelica Bagatella della Carube Progetto Giovani terza Rachele Paternostro della Donoratico quarta Martina Moncini della Carube e quinta Noemi Balestri della Roma Italia Vaiano Autofan siamo alla categoria G4 21 coloro che sono già schierati abbiamo già iniziato a vedere sette i giri da uh, percorrere cielo che continua a minacciare pioggia ma per fortuna ve lo diciamo già ha permesso lo svolgimento di tutte uh, le uh, competizioni con qualche apprensione magari ma uh, si sa che quando c'è l'Ocip chip organizzare certe uh, la sicurezza è sicuramente messa sempre al primo posto e quindi non c'è stato mai particolarmente niente da eh, temere basti pensare le due misericordie al eh, servizio. Partita anche la categoria G4: 3 le femmine schierate al via, mentre tutto il resto, ovviamente, sono. Eh, maschietti e qui davvero un bel gruppo un bel colpo d'occhio per quanto riguarda anche la partenza della categoria G4 e come nostra consuetudine grazie al chilometraggio che un po' si allunga per quanto riguarda le categorie eh, maggiori possiamo anche spostarci lungo l'anello che dovranno percorrere più volte i ragazzi per permettere anche una visuale diversa eh, della, dei ragazzi, della competizione e anche perché dalla categoria G4 in poi anche dalla G3 ma comunque dalla G4, G5 in poi si comincia a vedere anche un pochino più eh, di selezione un pochino più di giochi di squadra anche se come siamo soliti dire non ci piace parlare di giochi di squadra per quanto riguarda la categoria giovanissimi perché deve essere fondamentalmente un gioco e un divertimento. Non si deve pensare alla vittoria, non si deve pensare al risultato, si deve pensare solo allo stare insieme, a condividere un pomeriggio, in questo caso un sabato pomeriggio, e a divertirsi magari imparando l'ABC del ciclismo. Però vedete suona la campana e ci sono proprio fasi di studio sulla testa del gruppo. Sì, ci si controlla, si guarda un po'... E quali sono le posizioni al comando? Noi ovviamente Cirio manteniamo al rettilineo finale per la volata finale, un testa a testa dove a vincere Luca Iavazzo del team Valdinievole davanti ad Andrea Bonciani dell'Olimpia Valdarnese, terzo Giulio Tosoni della Roma Italia, quarto Daniel Lisac del Velo Club Carrara 1961 quinto Aleandro Di Riccio della Caruve e sesto Matteo Toniolo dell'Alta Valdera. Per quanto riguarda le femmine, per la categoria G4, mentre vediamo la G5 che si sta eh, schierando, Rebecca Lastrucci ha vinto del Velo Club Siano One, seconda Giada Marchetti, della SD Una bici per tutti e terza Martina Aiello della Mille Luci Ciclismo. Dicevamo categoria G5 schierata eh, sulla griglia di partenza: 25 i eh, partenti, la categoria più numerosa che vedremo schierata, 9 i giri da percorrere. Quindi si comincia a far sul serio per quanto riguarda sia il chilometraggio che il numero di coloro che sono in gruppo anche se a volte abbiamo visto gruppi anche più numerosi ma comunque 25 comincia a essere già un numero di tutto rispetto quindi tutto pronto anche per quanto riguarda la categoria g5 per questo gran premio misericordia di quarrata ricordiamo memorial ignazio bianchi partiti eccoli qua per percorrere i eh, giri il totale dei eh, nove giri che dovranno eh, per correre e per darsi battaglia fase di attesa in zona riguevo, fase di studio invece in gruppo con eh, i ragazzi che almeno nei primi giri cercano di mantenersi compatti di studiarsi un po' ovviamente essendo una gara giovanissimi non, ha, eh, non può presentare grandi selezioni cioè c'è un circuito che deve essere comunque pianeggiante, al massimo a volte si può provare a inserire un cavalcavia ma proprio perché sono ragazzi, sono bambini si devono divertire non, non dovevano essere presenti, presenti particolari eh, difficoltà. Continuano a viaggiare in gruppo almeno per quanto riguarda la testa eh, della corsa. Per quanto riguarda le la categoria G5, e questa immagine ci permette anche di vedere proprio il posizionamento di una delle Misericordie de, delle dell ambulanze, scusate, della Misericordia eh, di Quarrata, che prestavano servizio proprio per questa. Eh, manifestazione. Comincia ad aumentare il pubblico sul rettilineo finale visto che ci stiamo avvicinando alla fase conclusiva per quanto riguarda la eh, categoria G5. Intanto le donne della famiglia Galligani si nascondono alle nostre eh, telecamere e adesso eccoci qua per quanto riguarda. Il finale della categoria G5 c'è cioè una maglia del team Estradella davanti a tutte le altre con un po' di vantaggio, e forse ce la fa a mantenerlo, ebbene sì, ed è Lorenzo D'Ambrogio del team Estradella a vincere davanti a Gabriel Del Carlo della Monte Carlo terzo Giovanni Stanzione della Mille Luci, quarto Mirko Damiano della Mille Luci e quinto Jacopo Belmonte della Donoratico. Per quanto riguarda le femmine, tre le atlete che hanno preso il via, la meglio ancora una volta una maglia del team stradella, quella di Sofia Fioravanti, seconda classificata Giada Bonni della Cinquale e terza Melissa Nesti della Carube Progetto Giovani. Ultima gara, quella della categoria G6, ben 13 i giri eh, da percorrere per i 24 atleti schierati proprio di fronte alla nostra telecamera. Abbiamo intravisto anche Simone vuole la manda quest'oggi eh, presidente di giuria, in genere siamo abituati a vederlo eh, giudice di arrivo, in gare non ce ne vogliono i ragazzi ma sicuramente eh, più importanti a livello nazionale e non solo, e oggi però anche l'impegno di presidente di giuria è un impegno sicuramente di responsabilità. Per Simone Lamanda, lo avevamo già ricordato, affiancato quest'oggi come giudice d'arrivo da Alessia eh, degli Innocenti. Schierati quindi, ragazzi eh, della categoria G6, ricordiamo ancora una volta che eh, saranno 13 i giri che dovranno percorrere. Ed eccole qua che viene dato il via ufficiale per l'ultima gara di questo Gran Premio. Misericordia Quarrata, Memorial Ignazio Bianchi. Eh, già sembra scatenata la battaglia per quanto riguarda la categoria G6. Intanto andiamo a ricordare, per quanto riguarda la compagine femminile, che era solo una, eh, la eh, ragazzina Alvia. Quindi è ovvio che la vittoria sarà la sua e sarà Maria Oara Panetta del velo club Carrara 1961 a primeggiare, intanto si approfitta della pausa tra un passaggio e l'altro per disquisire del mondo eh, del ciclismo e quindi ci prepariamo a seguire le fasi centrali della gara della categoria G6. E come vi dicevamo, questa è la categoria davvero più controllata tatticamente, più eh, in un certo senso che si avvicina al ciclismo passateci il termine vero e proprio la categoria G6 fase di studio questi sono ragazzi che eh, sono le ultime pedalate nel mondo dei giovanissimi perché dall'anno prossimo saranno tutti esordienti del primo anno se vorranno continuare ovviamente con questo sport e quindi eh, saranno le ultime gare anche che affronteranno in circuito perché dal prossimo anno le difficoltà andranno sicuramente ad aumentare per il momento niente da segnalare gruppo che procede compatto al limite un po' di selezione nelle Retrovie, ma davvero niente di eh, particolare da segnalare. Intanto a bordo strada si aspetta e si fa il tifo per i propri compagni eh, di squadra. Non cambia la situazione, gruppo che si mantiene compatto anche al passaggio dalla zona arrivo. Intanto anche Domizio Spadi eh, si fa vedere nelle fasi eh, finali della gara. Suona la campana dell'ultimo giro e praticamente non cambia la situazione fase molto controllata gara molto controllata perché veramente non c'è stato nessun tentativo di un certo rilievo e noi ovviamente ci manteniamo per gustarci la volata finale una maglia della Vianova davanti a tutte le altre e quella di Lapo Cartelli che va a vincere secondo Filippo Piacenza che stava venendo fuori della Doratico terzo Cristian Caponi della Butese quarto Alessio Stefanelli del team Valdinievole e quinto Francesco Bertini Dell'Olimpia Valdarnese, avevamo già ricordato la vittoria di Maria Oana Panetta per quanto riguarda eh, le eh, ragazze, noi vi ringraziamo per eh, l'attenzione e adesso vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato per voi proprio a eh, quarrata, dopo le premiazioni che abbiamo visto e che continuerete a vedere anche nelle nostre immagini. Giacomo Bacci, presidente del Comitato Regionale per quanto riguarda la federazione ciclistica eh, toscana. Oggi una bella giornata riservata ai più piccoli e anche un piccolo premio per lo stesso presidente. Ma innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori che sicuramente. Quando c'è una manifestazione di giovanissimi è sempre importante perché questi sono il futuro del nostro ciclismo. Ma poi oggi sono voluto, venuto volentieri e ho gareggiato perché ho vinto anch'io. Mi è stata data una medaglia ricordo e quindi l'ho apprezzata molto volentieri perché sicuramente quando è donata da, dai bambini è sempre bellissimo ricevere regali. Quindi io credo che grazie per quello che avete fatto perché sicuramente una manifestazione che in qualche modo ci salva guarda Da quello che è l'iter per questi ragazzini per poterli far divertire e, e, e regalare momenti di gioia e di soddisfazione anche per le famiglie e soprattutto per il ciclismo. Maurizio Ciucci, consigliere nazionale per la Federazione Ciclistica Italiana, ma quando si parla di ciclismo giovanile Maurizio ha un occhio di riguardo particolare Ma sicuramente è un piacere essere qua a rappresentare la Federazione Ciclistica Italiana, sono a casa quindi da amici. Bella manifestazione, organizzata bene, i ragazzi li vedi sempre volenterosi, ma mi fa piacere anche vedere le società che comunque continuano nonostante tutte le difficoltà che sappiamo benissimo che, si, che ci sono adesso in Italia, continuano a fare attività e grazie a loro che abbiamo anche un futuro nel ciclismo perché finiti giovanissimi finisce il ciclismo. Franco Benesperi, presidente della Fondazione Banca Alta Toscana, insieme alla sua vice Elisa Petrini, oggi era importante essere qui per voi. Sì, il fatto che siamo entrambi presenti sta a significare l'importanza che abbiamo dato a questa manifestazione. Un'importanza che per noi significa sostenere lo sport giovanile, perché lo sport giovanile fatto a questi livelli non è solo agonismo, ma è anche stare insieme, socializzare. Questi sono i veri valori dello sport nei quali noi crediamo. E una fondazione come la nostra, che è espressione di una banca di credito cooperativo, in queste occasioni restituisce. Costituisce una parte della ricchezza che il territorio ha prodotto. Ricchezza che noi cerchiamo di impiegare anche nel sostenere lo sport giovanile. Elisa Petrini, vicepresidente quindi della Fondazione Banca Alta Toscana, ha già detto tutto il presidente Benesperi, però magari il prossimo anno sarete ancora qua. Assolutamente, confermo quello che ha detto il Presidente, confermo quanto sia bello vedere anche tutti questi ragazzi, tutti questi giovani qui a giocare, molto bello anche il fatto, l'ho avuto la precisazione, che la medaglia sia consegnata a tutti, quindi non ci sia l'agonismo, la necessità di vincere, ma si meriti proprio la partecipazione, la voglia di fare qualcosa insieme per i ragazzi, per i giovani, lo stare insieme all'aria aperta, tutti insieme ed è quello che la Fondazione sta cercando di aiutare a fare e spero aiuterà a fare con tutte le sue possibilità. Fabrizio Mearelli, neo assessore allo sport del comune di Quarrata, una prima volta qui a una gara eh, di eh, bambini, è una bella emozione. Ma eh, il sentimento eh, sono, sono tutte emozioni belle perché ho fatto sport da giovane, quindi tutte le volte c'è una manifestazione, sono specialmente quelle dei ragazzi, de, dei bambini come oggi. sono... sono, sono mh, belle, sono, sono spettacolari, sono... poi ho visto che c'è stato tante, tante categorie, l'ho viste tutte, insomma c'è proprio la voglia, la, la, la voglia di partecipare e naturalmente anche di vincere perché è garba vincere, quindi è una cosa, una cosa bella. Francesco Convalle, presidente della Misericordia di Quarrata, un'associazione senza la quale questa competizione oggi non si sarebbe certamente potuta tenere. Ma non solo, io dico grazie anche all'OSCIP e a tutti gli sponsor che ci sono stati, quindi no, non è solo la misericordia. Ecco, volevo dire che questa manifestazione è partita in sordina, ma vedo che quest'anno ha avuto ancora un maggiore successo di partecipanti. E non solo, abbiamo anche avuto la fortuna del tempo che ci ha graziato veramente. Quindi, un grazie a tutti voi dell'organizzazione, sponsor e la fondazione Alta Toscana, quindi un grazie a tutti i partecipanti. Alessandro Beccherucci, presidente della Ocip, oggi una bella giornata, lasciaci un tuo eh, commento con anche il tempo, in un certo senso vi ha voluto bene. Cosa dire, quarta edizione di questa occasione così bella che di, qui di Quarrata, fra l'altro è l'unica gara che viene fatta nel comune di Quarrata a livello giovanile. Soddisfatto? Direi moltissimo. Un'occasione particolare come tutti gli anni, e poi l'inquilino del piano di sopra ci ha dato una grossa mano. Stamattina avevamo un po' paura perché chiaramente il tempo era quello che era, però si vede che qualcuno su ci sta dando una mano, forse un certo Ignazio Bianchi che noi riconosciamo con queste manifestazioni. Soddisfazione? Tanti partenti, tanti bimbi, tanta gente che ci sta dando una mano da Publiacqua, dalla fondazione della Banca di Credito Cooperativo di Vignole, KTG, eh, Galigani Fiante, Neri Sottoli e Sottaceti e poi mh, a Tante Campanella, eh, tantissime persone che ci stanno vicino. Io spero, cosa spero? Spero essenzialmente di poter rifare un'occasione di questo genere anche per l'anno prossimo, avere una presenza così che basta, avere il supporto della Misericordia di Quarrata che ringrazio, del Comune di Quarrata che ringrazio, della Fondazione che ringrazio e di tutti gli altri sponsor che mi hanno aiutato a fare questa stupenda manifestazione.